Di nuovo con la coach Vivas in campo, questa volta per parlare di imprenditorialità al femminile. Per la prima volta si parla di una donna emancipata verso la fine dell'Ottocento e niente più niente meno lo facciamo attraverso le femmes del 1900. Art Nouveau, Liberty, solo per collezioni private che hanno messo a disposizione una mostra incredibile. A Pordenone dall'11 maggio al 21 luglio. Quali sono stati i criteri per realizzare questa meravigliosa mostra? Questa mostra è dedicata a voi donne, all'universo della donna, all'emancipazione, al fatto che la donna non è più rappresentata solo ed esclusivamente come cocotte o come simbolo del desiderio, oggetto del desiderio dell'uomo, ma è praticamente rappresentata nella sua indipendenza, nella totalità delle sue scelte, degli oggetti che fanno sognare e non solo gli uomini. Si può parlare di un inizio di imprenditorialità al femminile? Certo, specialmente nelle sculture di Friedrich Goldschneider. Friedrich Goldschneider morì a Nizza nel 1896. La moglie Regina prese le redini della manifattura e difatti, se andiamo al piano sotto, possiamo vedere il timbro che è lei, che è la musa della scultura, di una donna che esegue un'altra scultura e tutti i pezzi sono firmati in questo modo. Quindi Regina Goldschneider realizza e fa realizzare dagli scultori della sua scuderia dei pezzi per le donne, non solamente per gli uomini. Finalmente si è consolidato questo sogno. Come mai le motivazioni sono finalmente arrivate a concludersi? Allora, la mostra è stata veramente un percorso molto lungo, è un paio d'anni che ci stiamo lavorando e finalmente insomma, siamo arrivati alla conclusione di questo percorso. È stata una mostra che abbiamo voluto, diciamo, appoggiata dalla Pro Pordenone, perché senza di loro ovviamente non sarebbe stato possibile proporla agli enti pubblici, e Maurizio Lorenzo, il curatore artistico, diciamo, della mostra. E abbiamo cercato di trovare siamo appassionati tutti e due di Art Nouveau, per cui ecco da qui il via alla nostra ricerca, al nostro progetto. E abbiamo cercato però all'interno di tutto quello che sono le varie tematiche proposte dall'Art Nouveau e dal Liberty italiano, insomma, quindi da questo movimento che si è sviluppato in questi ultimi vent'anni, diciamo, quindi più o meno dal 1895 fino alla prima guerra mondiale, abbiamo cercato di individuare un tema che potesse essere in qualche modo originale, però anche ben sviluppato dal movimento. Ecco quindi la figura della donna, chiaramente. E la donna è stata quasi una protagonista per gli artisti del periodo, proprio perché risulta essere un emblema della bellezza. E comunque sia la donna in questo periodo ha iniziato veramente a diventare protagonista della vita nella società. Dobbiamo ricordare il movimento delle suffragette, per fare un esempio banale, però diciamo che insomma questo ci permette di capire l'evoluzione anche della figura della donna nel periodo proprio storico, ecco. E quindi capiamo anche come gli artisti in questo momento abbiano cominciato a presentarla in un modo un po' diverso rispetto ai periodi precedenti. La donna in ogni caso è presente in moltissimi oggetti e qua ne abbiamo un esempio proprio molto abbondante, diciamo. La mostra presenta appunto varie tipologie di donne, per cui dalla donna famosa, quindi abbiamo la Sarah Barnard come attrice, la Claude Merod, che è stata una delle donne più fotografate dei primi del Novecento, una donna bellissima che ha saputo utilizzare la sua personalità, ma anche il suo
aspetto fisico, diciamo, per, tra virgolette, vendere la propria immagine. E lui Fuller, che invece, a differenza delle altre due, non è europea, quindi è una donna americana, ed è diventata, no, è diventata, è una delle madri della danza moderna. Quanto queste donne possono ispirare le donne moderne che ovviamente vengono fotografate sui social e che si creano un'immagine dal nulla, diciamo? Beh, diciamo che le donne del primo Novecento possono essere considerate delle madri, diciamo, di quella che è la donna di oggi, nel senso che è proprio questo il periodo in cui la donna ha cominciato ad uscire, a farsi fotografare, a diventare protagonista della pubblicità. Noi abbiamo molti poster pubblicitari in cui il banale biscotto piuttosto che la bicicletta diventa uno strumento un mezzo per far emergere la figura della donna. Per cui diciamo che la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento hanno dato il via a quella che è la donna di oggi, l'utilizzo anche dell'immagine, che magari oggi è diventato un po' negativo in certi casi, dell'immagine della donna, però insomma è nato in questo momento, ecco. La donna è l'oggetto di questa mostra. Come hanno ispirato il futuro le donne del Novecento? Beh, assolutamente, attraverso un percorso di diritti e di libertà. Pensiamo solo al diritto del voto. Da qui siamo partiti per un'emancipazione, un'autodeterminazione, un percorso che ancora oggi non si è concluso e sta procedendo. Questo è solo l'inizio, oppure che altre iniziative accompagnano il contorno di questa mostra? La donna naturalmente è la protagonista di questa mostra, basta vedere questi bellissimi quadri, queste opere che arrivano da collezioni private da tutto il mondo, difficilissime da vedere e soprattutto in maniera unitaria come oggi qui sono rappresentate. Noi abbiamo voluto affiancare, proprio per quell'aspetto oltre che artistico e culturale anche sociale, abbiamo affiancato un ciclo di incontri che inizierà proprio questa sera e che parleranno di donne. Si può dire che questo sia il primo impatto sociale dell'immagine della donna nel mondo? Beh, questa è un'immagine importante che sia comune a quella artistica e a quella culturale, che dà l'immagine appunto di una donna che sta procedendo nel suo percorso, un percorso che non è ancora concluso, di autodeterminazione e di emancipazione. L'iniziativa di parlare di un'arte che è sempre stata trascurata, come mai vi ha ispirato? Che cosa è stato il fattore scatenante? Beh, ci siamo fatti coinvolgere intanto dalla passione della nostra consigliere, la Carla Finotti, che è appassionata d'arte, ma la cosa che ci ha colpito di più, devo dire la verità, era la possibilità di dare alla città di Pordenone un evento unico, perché questo evento è unico e forse irripetibile, quindi vale la pena visitarlo così com'è oggi. Perché? Perché è un evento fatto di collezioni private. Si potrà ricreare magari in un altro luogo, ma forse non sono le stesse collezioni, ma non è lo stesso filo conduttore. Il filo conduttore che noi abbiamo usato qui è quello della figura femminile. Quindi l'Art Nouveau si è espressa in tantissime espressioni dell'arte, in varie parti d'Europa, prendendo anche nomi diversi, Liberty, la Secessione, eccetera. Ma qui da noi abbiamo concentrato l'attenzione solamente sulla figura femminile e fatta solo di collezioni private. Due cose particolari che fanno diventare questo un evento unico. Mi occupo d'arte, ho scritto un piccolo saggio sulla manifattura Goldschneider nel periodo Art Nouveau tra il 1897 e il 1914. Ho anche la fortuna di possedere alcune di questi oggetti meravigliosi che riguardano le figure femminili e che ho prestato volentieri, anche perché sono pezzi rari, non sono facili da ritrovare in questa manifattura, e quindi avevo anche il piacere di farlo godere, questo tipo di oggetto, anche da altre persone, non solo da me.
La manifattura si chiama e di cosa? La manifattura è una manifattura di origine viennese, Friedrich Goldschneider è l'autore diciamo, del successo di questa manifattura, lui l'aveva portato a successo con una grande produzione orientalista, che in quel periodo anche grazie alla pittura orientalista eccetera andava molto di moda. Poi alla sua morte prende in mano le redini della manifattura una donna, sua moglie. E quindi sono stata particolarmente contenta di questo evento perché ho potuto parlare di una manifattura, Goldschneider, che opera in un periodo in cui una donna dirige la manifattura e produce tante figure femminili. Qual è la motivazione per innamorarsi di una collezione così invidiabile come questa? Le motivazioni sono tante, intanto la bellezza, la ricerca della bellezza e il fatto che durante questo particolare periodo le arti, l'artigianato, tutto era al massimo. Prima di questo periodo non sono riusciti ad arrivare a questi livelli, dopo questo periodo con la Prima Guerra Mondiale non si arriverà più a fare oggetti di questo livello. Quindi parte un po' da questo, dalla curiosità di capire come abbiano potuto raggiungere certi livelli di bellezza e quando uno poi inizia ad addentrarsi con la curiosità a cercare di capire, poi è trascinato da un'altra curiosità e così via, è come mangiare le caramelle quando sono buone.